giorno per Cure Victim avete iniziato a fare la lista di tutte le cose che volete cucire entro Natale? La fate di solito? La mia è sempre troppo lunga e restano sempre tante di quelle cose fuori che metà bastano. Ma quest'anno sto lavorando per voi per proporvi tutta una serie di progetti facili e veloci con cui fare delle splendide figure con i vostri regali di Natale o addobbare la vostra casa in maniera veramente efficace e tanto faticosa e anche veloce. Allora, vi proporrò una serie di mini blocchi con cui realizzare quello che volete voi. Allora, io sono partita da un cuscino, ma con il blocco che vi mostrerò potete andare a realizzare delle tovagliette all'americana, delle strisce, dei runner, ma anche un quilt, perché vi assicuro che è estremamente carino e divertente. E quindi, quanti più blocchi decidete di fare, tanto più grande potrà venire il vostro progetto. Potete utilizzarli in cucina, potete farci, ma veramente, dalle presine ai bordi per le tende, insomma, un pochino quello che volete. E con buona pace del Natale, se preferite utilizzare tessuti modern, diversi, colorati, potete rigiocarvelo tutto l'anno. Quindi vediamo insieme come cucire. Allora, qui abbiamo sfruttato quell'assortimento di fat quarter che vi ho proposto nelle settimane scorse, quindi mescolando dei tessuti di collezioni natalizie, come sono questi deliziosi scozzesi, a dei tessuti da ogni giorno, per così dire, verdi, rossi, bianchi e rossi, che ben si fondevano. E per non restare sempre con la classica base bianco Natale, abbiamo provato, e ne siamo rimaste veramente contente, questo grangio color cream, che è meraviglioso e si è legato veramente bene agli altri tessuti. Quindi, quello di cui avete bisogno per realizzare un blocco, ovvero una di queste crocette, sono 4 quadratini del tessuto di base da 1 inch e 7 ottavi. Lo so, è una misura terribile, ma noi vogliamo allenare quelle che gli inch sono terribili. No, gli inch sono bellissimi da utilizzare. Se sei in difficoltà, vai a rivederti il video che ho girato insieme a Sara, in cui vi mostravamo proprio come utilizzare i regoli in inch e come contare. Quindi 1 e 7 ottavi. Come lo misuri? Vai sui 2 inch e torni indietro proprio di una tacchetta piccola, che sono i 7 ottavi, ovvero scali proprio di un ottavo. Stessa cosa, ma bastano solo due quadratini del tessuto, in questo caso il mio scozzese verde, ma insomma del tessuto con cui volete fare la crocetta. Il rettangolo più grande, la misura è sempre 1 e 7 ottavi per 4 inch e 5 sesti. È fantastico questo blocco perché si usano delle misure che di solito trascuriamo, quindi grande, grande esercizio. Ma andiamo a vedere come cucirli. Per prima cosa vado ad unire i tre quadrati sia da un lato che dall'altro, posizionando dritto contro dritto due quadrati e andando a fare una cucitura qua, e poi la stessa cosa da questo lato qua. Cucio e stiro. Anche per i progetti più semplici utilizzo sempre per stirare il mio piano da stiro Woolly in lana, perché mi dà delle stirature veramente più piatte e perfette. Non faccio altro adesso che sovrapporre dritto contro dritto la parte centrale ed andare a cucire sempre con lo stesso margine piedino da un quarto di pollice. Mini blocco pronto. Per realizzare un cuscino da 50x50 ho inserito 25 blocchi, quindi 5x5 crocette, quindi 5x5 mini blocchi a forma di quadrato. Fate attenzione. Nella disposizione ho scelto di metterli alternati, quindi il primo
ha questo pezzo in verticale, il secondo in orizzontale, il terzo in verticale e così via. Ovviamente potete metterli anche tutti nello stesso verso, non metteteli a caso perché secondo me un pochino si nota. Così c'è una bella alternanza. La parte in cui ho riscontrato più difficoltà, malgrado sia un blocco molto semplice, è quella di far coincidere questi due pezzi, nel senso che qui avete lo stesso tessuto, è più omogeneo e anche se l'incrocio non è perfetto, si nota di meno. Qui invece si nota. Adesso tutte a cercare i difetti di questo cuscino, via che ce ne ha tanti. Io continuo a mostrarvi questo che è uno dei pochi perfettamente allineati. E quindi sì, quando andate sotto macchina e state per arrivare alla cucitura, cercate proprio di pareggiarvela al meglio. Infine, i cuscini si quilt, come mi ha detto una persona ieri, i cuscini si quiltano. Sì, i cuscini si quiltano se vogliamo dargli quel tocco in più, quella grinta in più, quel bello in più. Quindi tenete il vostro top, mettete un'imbottitura anche molto sottile e un tessuto, una tintunita, un tessuto leggero sotto proprio per solo realizzare la quiltatura. E a quel punto, quando avete realizzato, diciamo, il vostro pannellino, chiamiamolo così, andate a realizzare il cuscino con la chiusura con la zip, sormontate, insomma, come più vi piace. Non deve necessariamente diventare un cuscino, come abbiamo detto prima, potete farlo diventare qualsiasi oggetto vi piaccia e abbiate voglia di realizzare. Ci vediamo presto con un altro di questi blocchi.